Sappiamo che le piante hanno un ruolo fondamentale per la vita sulla Terra. Hanno reso l'atmosfera respirabile e modellato l'ambiente. Ma non solo. Le piante ebbero un ruolo fondamentale anche per l'evoluzione degli animali. In che modo questo? Ad un certo punto della storia del mondo, delle piante iniziarono a sviluppare degli organi specializzati nella riproduzione. I famosi fiori. Non tutte le piante del mondo fanno fiori, ma questa invenzione fu talmente tanto di successo che la maggior parte delle piante oggi produce fiori e queste piante vengono raggruppate e chiamate tutte angiosperme. Ma in che modo i fiori favorirono l'evoluzione animale? Per prima cosa gli insetti impollinatori senza i fiori non potrebbero esistere. Infatti si sono evoluti grazie alla comparsa dei fiori e questi ultimi dipendono dagli insetti stessi. L'impollinazione, ossia la fecondazione del fiore, può avvenire attraverso vari fattori: il vento, l'acqua e gli animali. L'impollinazione mediante gli insetti viene chiamata entomofila. Quelli che vedete qui sono coleotteri, dei curculionidi probabilmente. Vedete che sono ricoperti di polline completamente? Comunque, il secondo fattore con il quale il fiore ha incentivato l'evoluzione degli animali è il frutto. I frutti, infatti, non sono altro che l'ovario fecondato del fiore. Difatti, una volta che il fiore riceve il polline, esso arriva all'ovario, fecondandolo. Così si formano i semi e l'ovario si ingrossa, avvolgendo i semi come in una culla. I semi devono viaggiare in qualche modo lontano dalla pianta madre, così da poter crescere con luce e sostanze nutritive. Per fare ciò, però, i frutti comunicano agli animali che sono maturi e buoni da mangiare attraverso il colore. Noi, i nostri antenati più remoti ad esempio, hanno evoluto la capacità di vedere tre gamme di colori, rosso, giallo e blu, grazie alla necessità di capire se il frutto era maturo e quindi buono da mangiare o acerbo. Mangiando il frutto, e quindi anche i semi, una volta espulsi dopo diverse ore di cammino magari, i semi vengono lasciati lontani dalla pianta madre e in questo modo gli animali aiutano la diffusione di varie piante che li nutrono. Questo è un ecosistema. Il fiore ha i famosi petali, che sono colorati e profumati apposta per attirare gli insetti. L'organo femminile, quello che riceve il polline, si chiama pistillo, mentre quelli maschili, quelli che producono il polline, si chiamano stami. È una cosa meravigliosa pensare a quanto tutto è unito anche solo attraverso un fiore e quanto esso sia importante non solo per le piante, ma anche per sostenere la vita di molti animali, essere umano compreso.